aggiungere a disposizione del professor Coroncino che mi piace stavo perché per quanto riguarda prego non mi piace perché lei è sempre veramente classico anche nell'esposizione del problema per quanto riguarda l'Europa la scelta di non dotarsi di uno strumento militare cioè il passaggio fondamentale da PESC a PESD è la sintesi di tutti i problemi. Faccio un salto indietro, un esempio semplicissimo. Anni 50, le Nazioni Unite decidono di non dotarsi di uno Stato maggiore internazionale. Una scelta di campo incredibile che fa la differenza tra potere che rimane ai membri permanenti con capacità nucleare e tutti gli altri. L'Unione Europea, non scegliendo di dotarsi di un braccio militare, di un qualcosa, è rimasta col cesto delle carote. Quando sono finite le carote, eccoci qua, perché non abbiamo mai avuto il bastone. Quando si va in giro a regalare carote, dietro la schiena bisogna avere un bastone e qualche volta bisogna anche mostrarlo. Per questo, per quanto riguarda il professor Coroncino. Se posso aggiungere un'altra. Mi ha facoltà. Prego. Mi ha facoltà. Grazie. Le formaggio. Per quanto riguarda le regole, cioè, qualcosa sta cambiando. Non mi deve sembrare strano che è il dollaro a stabilire quando debba tuonare il cannone. Non vi sembri strano, è sempre stato. Un po' meno. Nel senso, va bene. Il fatto che il dollaro abbia un'importanza rilevante nelle scelte della più grande democrazia mondiale, finché il darwinismo non la rimette al paro con le altre, è dato dal fatto che la Casa Bianca è collegata con un tunnel sotterraneo al Ministero del Tesoro, per cui il Ministro del Tesoro può quotidianamente vedere, parlare col Presidente degli Stati Uniti senza chiedere i passi, senza farsi annunciare, senza dover passare da lì sotto gli occhi della stampa. E questo potere è ancor più confermato dal fatto che gli agenti della scorta del Presidente degli Stati Uniti vengono selezionati tra quelli del Tesoro, i cosiddetti T-Men, Treasure Men. Quindi bisogna essere prima un agente del Tesoro per poter diventare ergo il potere del Tesoro e del dollaro sulla politica. Il problema in questi giorni, quando si parlava di regole, è che questo potere sta diventando uno strapotere. Voglio dire, i vasi comunicanti, politica ed economia, o dollaro, moneta, è che o la politica sta scendendo di livello, di qualità, di power, o è l'economia che ha preso a dominare. In ognuno di questi casi il problema è che la politica non traduce più la sintomologia, gli input dell'economia in qualcosa che possa essere detto come coram populo, cioè che va bene per tutti e quindi fare democrazia. Ciao. Il tesoro sopra